Heather McPallister. Gentili ascoltatori, buona serata da Senzigliaocchi. Questa sera parliamo dell'incidente della Lamborghini, dello youtuber e di quel bambino che ha perso la vita. Penso che abbiamo superato quota abbondantemente le 60 vittime da inizio dell'anno. La triste profezia che disse il Senzigliaocchi a inizio 2023, che la morte di Papa Benedetto XVI sarebbe stato un anno funesto tra Roma e provincia, purtroppo questo trova la triste conferma. Ora signori, però questo fatto mi rattrista, primo perché ha colpito un bambino di 5 anni e secondo perché questo non è un destino, questa è la follia dell'essere umano. Per una corsa, una folle corsa, una stupida corsa, un bambino ci ha dovuto rimettere la vita. Ma ora io a questo youtuber, ma forse la giustizia, vabbè, si è indagato, vabbè, ma il rimorso che per colpa tua ci ha rimesso un bambino in tenera età, un innocente, io penso che questo rimorso non te lo scrollerai di mosso più. Ecco signori, come preghiamo per questo bambino e preghiamo anche, non dimentichiamoci anche la bambina Cata, scomparsa appunto sabato scorso da Firenze. Non dimentichiamoci di queste anime gentili che ci hanno lasciato prematuramente non per colpa loro ma per colpa sempre dell'essere umano, per colpa delle fatalità. A volte in un caso c'è di mezzo la cattiveria, quello di Firenze, e invece nel caso di Roma c'è la colpa dell'infantilità delle persone. Questo youtuber secondo me è un infantile perché facendo quella corsa purtroppo ha perso la vita un bambino di 5 anni. Di nuovo amici, buon proseguimento di serata a voi tutti, da Sensitiva Locchi di Civitavecchia.